si conserva nell'ascolto di più il senso del non terminato, cioè di qualche cosa che appunto perché non ha alcun limite getta in uno stato di sgomento. E infatti, dice Leopardi, ove per poco il corno non si spalca. Cioè, questa assenza di confini, questa assoluta assenza di rumore, questa assenza di movimento genera in uno stato di sgomento, di smarrimento e di paura. Ora, quindi l'infinito appare come silenzio assoluto, come quiete assoluta, come assenza di ogni punto di riferimento. Quindi l'infinito è immaginato in un certo senso come negazione dell'essere, come niente, cioè come negazione di tutto ciò che ci accompagna nella vita, perché è un continuo percepire l'esistenza in sostanza. D'altra parte, Leopardi, sempre nel maggio del 1826, quindi parecchi anni più tardi, ma come vi ho detto, secondo me lui nello Zibaldone torna molte volte sull'esperienza dell'infinito, lui dice: certo, secondo le leggi dell'esistenza che noi possiamo conoscere, cioè quelle dedotte dalle cose esistenti che noi conosciamo o sappiamo che realmente esistono, l'infinito, cioè una cosa senza limiti, non può esistere, non sarebbe cosa. Pare che solamente quello che non esiste, la negazione dell'essere, il niente, possa essere senza limiti, e che l'infinito venga in sostanza ad essere la stessa cosa che il nulla. Quindi l'infinito gli appare come una totale assenza di esistenza, come il nulla in sostanza. Quindi sul colle lui ha percepito il senso del nulla, che è il senso della privazione di ogni percezione, cioè di ogni marca dell'esistenza. In un certo senso noi possiamo trovare la conferma di questo senso del nulla che lui ha esperito e così ha espresso con infiniti silenzi, profondissima quiete, interminati spazi, nel Cantico del Gallo Silvestre, che è un'operetta del 1824, in cui Leopardi descrive ad un certo punto la totale scomparsa dell'universo, ciò che accadrebbe se scomparisse totalmente l'universo, e descrive la scomparsa dell'universo così: un silenzio nudo e una quiete altissima empieranno lo spazio immenso. Quindi, come vedete, anche qui torna il silenzio, la quiete, lo spazio immenso, cioè anche qui il nulla, la scomparsa di ogni forma di esistenza appare con gli stessi termini. Ora Blasucci, che è un grande studioso di Leopardi, fermandosi su connotazioni di carattere puramente formale, ritiene che mentre la notazione dell'idillio infinito si rifaccia in qualche modo all'indefinito anch'esso, cioè il silenzio e la quiete nell'idillio funzioni come riferimento ancora all'indefinito, mentre nel canto del Gallo Silvestre farebbe riferimento ad una morte dell'universo. Invece io ritengo che sia nell'infinito sia nel Cantico ci sia la stessa percezione del nulla. Tanto è vero che Leopardi dice ad un certo punto: ove per poco il cuore non si spaura, cioè il cuore ha provato sgomento, l'anima ha provato sgomento di fronte a questa percezione del nulla. Dico questo perché va sottolineato il fatto che spaura, sgomento, svanimento e paura si trova proprio al centro del componimento dell'infinito, e quindi sostanzialmente è una notazione affettiva in cui muta totalmente l'atteggiamento, lo stato d'animo che lui aveva descritto all'inizio, così come è profondamente diverso rispetto allo stato d'animo che descriverà alla fine, e descrive uno stato di sgomento. Ma
Anche qui interviene ora una nuova percezione, una percezione acustica. Ecco, prima era la vista, lo sguardo che spaziava nello sguardo, nell'infinito, l'osservazione e infine una percezione uditiva. E come il vento odostorone tra queste piante. A proposito del piacere che provoca tutto ciò che presenta contorni incerti, vaghi, indefinibili, perché con l'indefinitezza, con la sua indefinitezza genera l'impressione di un piacere infinito e libera l'immaginazione, nel 21 Leopardi vi porterà l'esempio del piacere dello stormire del vento. Quindi è con il vento dello stormire tra queste piante. Il piacere prodotto dallo stormire del vento quando freme confusamente in una foresta o tra i vari oggetti di una campagna, perché oltre la vastità, l'incertezza e la confusione del suono non si vede l'oggetto che lo produce, giacché il vento non si vede. Quindi tutto ciò che presenta contorni incerti sprigiona la nostra immaginazione. Ora, la percezione dello stormire del vento genera il piacere che nasce dalla sua indeterminatezza e dall'indefinito vagare della mente, dall'immaginazione che esso provoca. E accanto a questa vaghezza dello stormire del vento, dobbiamo dire che nel 1820 Leopardi si sofferma sugli effetti spirituali della sensazione del suono in quanto tale, e cioè sul fatto che secondo lui lo stimolo acustico agisce immediatamente sull'immaginazione, innesca immediatamente uno stimolo immaginativo. Il piacere che ci dà il suono non va sotto la categoria del bello, ma è come quella del gusto, dell'odorato, eccetera. La natura ha dato i suoi piaceri a tutti i sensi, ma la particolarità del suono è di produrre per se stesso un effetto più spirituale dei cibi, dei colori, degli oggetti tastabili. E tuttavia osservate che gli odori, in grado bensì molto più piccolo, ma pure hanno una simile proprietà, risvegliando l'immaginazione. La onde, quello stesso spirituale del suono, è un effetto fisico di quella sensazione dei nostri organi. Quindi il suono, rispetto a tutti gli altri sensi, innesca immediatamente un'attività mentale, un procedimento mentale. Che cosa succede allora sul colle? Egli sente lo stormire del vento tra le piante della siepe e scrive: io in quell'infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovviene l'eterno e le molte stagioni e la presente viva e il suono di lei. Questo suono indefinito dello stormire del vento suscita il piacere dell'errare del pensiero, del vagare della mente. E, dice Leopardi, obbliga piacevolmente l'anima all'azione. Ora, questo stormire del vento, questo suono confuso, richiama per contrasto l'idea spaventosa dell'infinito silenzio, cioè la voce del vento richiama per contrasto l'idea mentale, l'immagine mentale che lui si era creato dell'infinito silenzio degli interminati spazi. E ciò fa affiorare alla mente il contrasto tra il rumore della vita presente, la stagione presente e viva, e il silenzio vuoto dell'eternità, del tempo passato e di ciò che è finito per sempre. Dunque, anche l'eterno, in Leopardi, come anche l'infinito, che si presentava soltanto come perdita delle percezioni, l'infinito spaziale, come vuoto assoluto, come perdita delle percezioni, anche l'eterno non ha carattere spiritualistico, non è ciò che al di là della transitorietà del tempo, ma il carattere di ciò che, essendo ormai privo di vita, è immerso nel silenzio. Dice Leopardi nel 21, l'orrore e il timore che l'uomo ha per una parte del nulla, per l'altra dell'eterno, si manifesta dappertutto. Quindi sia il nulla che lui aveva concepito di fronte all'immagine dello spazio,
così come l'idea dell'Eterno, suscitano terrore. Così fra queste immensità s'annega il pensiero mio e naufragarmi dolce in questo mare. Così in questo rapporto tra l'Eterno e il tempo si consuma ora l'esperienza di Leopardi. Originariamente lui aveva scritto: tra questa infinità s'annega il pensiero mio. Poi corregge con la parola, prima con la parola, prima lui aveva scritto immensità, la corregge con infinità, ma nella stampa del nuovo ricognitore del 25, quella bolognese del 26, è sostituita a partire con immensità. Una parola questa che contiene più dell'idea di infinità l'idea della perdita dei confini. E la sola vastità, a proposito del vasto, lui aveva scritto: la sola vastità desta nell'anima un senso di piacere, da qualunque sensazione, fisica o orale, ella provenga, e per mezzo di qualunque dei cinque sensi. Bisogna distinguere il vasto dal vago o indefinito. L'uno e l'altro piace all'anima per le stesse ragioni, ma ci può essere un vasto che non sia vago e un vago che non sia vasto. Non di meno queste qualità si ravvicinano sempre quanto all'effetto che fanno sull'anima. E ciò perché le sensazioni vaghe sono sempre vaste, in quanto, essendo indefinite, non hanno termini. E le sensazioni vaste sono sempre indefinite, in quanto l'anima non arriva ad abbracciarle tutte intere. E però non può contenerle né giungere a sentire pienamente i loro termini. Quindi la parola vasto, tutto ciò che è vasto e quindi anche l'immenso, genera piacere proprio perché noi non riusciamo ad abbracciare i confini. In questo inabissarsi della mente nella comparazione tra eterno e tempo, in questa meditazione senza fondo, in questa oscillazione della mente tra il silenzio del passato e il suono della vita presente, si realizza il piacere del naufragio del pensiero che affonda dolcemente in questa inafferrabile immensità come nella vastità del mare. Nelle note sulla teoria del piacere, lui scrive nel 1820: la malinconia, il sentimentale moderno, perciò appunto sono così dolci, perché immergono l'anima in un abisso di pensieri indeterminati dei quali non sa vedere il fondo né i contorni. Dunque il limite della siepe, l'ostacolo che essa aveva opposto al desiderio del piacere, al piacere dello spaziale dello sguardo, si era rovesciato nella rappresentazione paurosa dello spazio illimitato come vuoto assoluto. Ora invece la comparazione tra l'infinito stormire del vento e il silenzio, tra il silenzio e la voce, provoca il piacere del vagare indeterminato della mente tra eterno e tempo. Un vagare della mente simile a quello che nell'ignoranza delle cause determinava la visione antica della natura. Cioè gli antichi, non conoscendo le cause dei fenomeni, vagavano con la loro immaginazione, vagavano con la mente, creando così il divino ondeggiamento di idee confuse e brillanti. Ora, riassumiamo un po' questo quello che abbiamo detto. Il punto a cui dobbiamo fare, a cui dobbiamo riferirci, è che per Leopardi vivere è sentire. E la poesia, che attraverso l'arte dello scrivere risponde al desiderio infinito di sentire, ad un certo punto lui scriverà: l'uomo desidera infinitamente di sentire, non di conoscere. Non solo appartiene all'ordine del piacere, ma è quanto di più vicino alla vita stessa. In questo senso, l'idillio di Leopardi, assumendo come oggetto l'infinito stesso e rendendolo percepibile, sensibile, è in un certo senso la rappresentazione della poesia stessa. Naturalmente questo è ottenuto attraverso una serie di accorgimenti formali, l'abbiamo visto attraverso l'uso di parole indefinite,
ma pure anche attraverso l'orchestrazione ritmica e metrico-sintattica, con l'uso di enjambement, pause logiche, particelle congiuntive, che legano tra loro proposizioni e periodi, che generano l'impressione di un continuum oppure di onde successive che si placano soltanto nel verso finale. E ora, in questa osservazione della vita dei sensi, più che al sensismo, più che riferirci al sensismo, dobbiamo fare riferimento agli ideologi, con le loro ricerche indirizzate all'analisi delle idee. Non a caso Leopardi, molto giovane, aveva scritto che la metafisica senza l'ideologia è paragonabile a ciò che era l'astronomia prima che vi fosse applicata la matematica. In particolare possiamo trovare una relazione col medico filosofo Cabanis, il quale tra il 1796 e il 1802 aveva scritto un trattato sui rapporti tra il fisico e il morale dell'uomo, che era stato tradotto in Italia nel 1820. Ora, come per Leopardi, anche per Cabanis, vivere è provare sensazioni, che a loro volta queste sensazioni, però per Cabanis, diversamente che per i sensisti e per Condillac, non corrispondono soltanto all'azione degli organi di senso esterni, ma anche al sistema interno della sensibilità. E tuttavia, la tematica del desiderio che troviamo in Leopardi, l'idea di un impulso al piacere che non ha inarrestabile, che non ha confini, questo impulso al piacere che non corrisponde con le sensazioni particolari di piacere, fa sì che Leopardi abbia introdotto una tematica che è del tutto originale. Dell'uomo di Leopardi, l'hai messo in rapporto con la teoria del vago dell'indefinito, con la teoria del piacere, quindi è tutto perfettamente organico nel tuo discorso. E io ho imparato tanto. E adesso voglio presentarvi anche l'altra persona che oggi collabora con noi, che è Rubén Carmina Casolino, professore di estetica del grado in filosofia y de doble grado en derecho y filosofía, profesor de máster en psicoanálisis y teoría de la cultura en esta facultad, doctor en filosofía, e che ha pubblicato diversi articoli e capitoli di libro su Lacan, Derrida, Freud e Heidegger. Coeditore del volume Aspectos de Derrida, Derrida e psicoanalisi. Ancora. Quindi lui è molto interessato al pensiero di Leopardi, anche lo spiega nelle sue lezioni, perché ha fatto diverse indagini. A proposito del canto del Gallo Silvestre, che è uno dei testi che tu, di cui parli nelle tue lezioni, e quindi lui avrà tante una o due domande da farti per iniziare questo dibattito. Sì, grazie innanzitutto per l'invito e grazie anche a voi per essere qui. Sì, effettivamente il mio approccio, no, rispetto a Leopardi, a questo idilio, Leopardi in generale, è prettamente filosofico, non viene dall'estetica, e l'estetica ha anche un problema a volte, cioè l'estetica ne ha parecchi di problemi, però un problema che ha è che l'analisi estetico purtroppo sempre si riferisce al caso concreto, sì, in cui si applica, quindi molto spesso l'estetica è come se volesse fare quasi una specie di epoca fenomenologica, no? Cioè, quindi si riferisce soltanto in questo caso all'idillio, senza pensare che prima dell'infinito ci siano altre poesie, altri scritti, o che dopo ne vengano altri, no? Quindi è sempre, per questo non può
per questo non può produrre nessun tipo di regola o di concetto, no? Perché precisamente si riferisce solo a questo e qui inizia e qui finisce, quindi già la difficoltà e anche un po' l'impossibilità è questa, no? A me tutto quello che ha detto la professoressa mi ha interessato enormemente, precisamente perché sono aspetti che spesso cerco anch'io di spiegare in un modo magari insufficiente a lezione. Anche sulla questione, per esempio, della dimensione del ricordo, della rememorazione, considerando la questione del ricordo che effettivamente sembra totale, nel senso che non sappiamo se in qualche modo in questo idilio si esce dal ricordo, se soltanto, e quello è interessante perché sembra quasi che ci sia nell'origine, no, già una riproduzione, cioè come se soltanto ripetizione. Esatto, no? Come se soltanto ci fosse, per esempio, ricordo, questo è un dubbio che chiedo, insomma, se effettivamente anche quando l'avversativa che ha sottolineato la professoressa, effettivamente dice ma, no? Che implica effettivamente un cambio di posizione, se lì usciamo dal ricordo o se è sempre ricordo, per esempio, una delle questioni interessanti. E un altro aspetto che, a parte poi, come diceva la professoressa, l'apparente semplicità, cioè questo utilizzo forse nato dei dimostrativi, sembra quasi che il dimostrativo cercasse effettivamente di poter dimostrare qualcosa che alla fine non riesce a dimostrare, veramente. E poi un'ultima questione, così vi lascio anche la parola anche a voi più che altro, e la questione che io parli, e questo si unisce un po' con quello che ha detto la professoressa, unendo l'infinito con il finale del cantico del Gallo Silvestre, no? Quando nel cantico del Gallo Silvestre, non so, senza tempo verranno, che questa natura e l'universo medesimo sarà spento, però in Leopardi c'è una questione che torna anche qui con i dimostrativi che non riescono a dimostrare, cioè il problema dell'esistenza, no? Di questo arcano universale non viene svelato, no? Cioè qui c'è un problema filosofico moderno, che la verità come certezza non corrisponde alla verità come consistenza, cioè non è la stessa cosa chiedersi che cos'è questo o quest'altro che chiedersi in che cosa consiste essere questo o quest'altro. Cioè in Leopardi sembra quasi che la cosa rimanga effettivamente aperta, non c'è una risposta, anzi c'è proprio un naufragio dolce, no? Quindi ritorno alla questione della sensazione, però c'è questo problema filosofico per eccellenza che io molte volte da questa poesia o da Leopardi in generale porto, diciamo, o trasporta l'estetica, soprattutto l'estetica moderna, quando nasce nel XVIII, perlomeno la parola, diciamo, l'estetica moderna, nasce nel XVIII secolo. Quindi era un po' queste questioni che volevo magari poter parlare. Allora, diciamo che queste questioni sono state affrontate molto puntualmente da Prete. E quindi io non lo so. Sempre caro mi fu questo Ermocolle, certo, sembra che intanto diciamo che per Leopardi la memoria è ripetizione, cioè l'oggetto ha lasciato nella mente una traccia e questa traccia ritorna. E quindi non è l'oggetto che ritorna, è la traccia che è rimasta nella memoria. E indubbiamente sembra che ci sia uno scarto tra sempre caro mi fu, ma io lo intenderei con semplicemente come lui lo descrive, sempre caro mi è stato questo Ermocolle, cioè che qui lui registra un'esperienza reale, questo colle mi è stato sempre caro per queste ragioni, ma sedendo e mirando, ma osservando attentamente la siepe, si sviluppa questo fenomeno in particolare, questo fenomeno della percezione del nulla. Forse dovremmo anche allora a questo punto richiamare ciò che Leopardi scrive per esempio nel 1820 in Angelo Mai, dice ai ai, ma conosciuto il mondo non cresce, anzi si scema, e assai più vasto l'etra sonante e l'alma terra, il mare, al fanciullin che non al saggio appare. E aggiunge dopo, e discoprendo solo il nulla si accresce. Cioè, secondo me,
in questo testo Leopardi sta facendo riferimento ad una tematica che poi svilupperà molto proprio in quegli anni, tra il 18 e il 20, e cioè la discrepanza che c'è tra l'osservazione scientifica che delimita i fenomeni e l'immaginazione che risponde invece all'istinto del piacere. E quindi la siepe, osservata attentamente, provoca la percezione del nulla. È un cambio di prospettiva che si è realizzato. E questo, io credo che proprio lui qui faccia riferimento ad una condizione che gli è presente in quel momento. Cioè, non è che lui scriva l'idillio nel momento in cui sta sul ponte. Sempre la scrittura è una memoria, è una ripetizione. Nell'atto della scrittura c'è la presenza e l'assenza, in sostanza. Però lui tende a registrare uno stato che deve aver esperito effettivamente. E quanto al rapporto tra conoscenza e creazione, in sostanza, e io credo di dover dire che in Leopardi la poesia, lui dice in sostanza che la poesia è conoscenza, e tuttavia nel modo in cui i poeti esprimono questa scienza c'è qualche cosa in più che solo i poeti riescono a dare. Questo è un problema. Allora, filosofico è un problema perché chiaramente sappiamo sempre che ci sono due questioni, sempre diciamo, cioè che ci sia sempre conoscenza e che ci sia sempre una decisione. Il problema è che noi andiamo... Ma lui dice che c'è una corrispondenza tra la conoscenza razionale e la conoscenza poetica, cioè la conoscenza poetica, e questo in tutto Leopardi è presente, cioè in Leopardi c'è un elemento razionale che è presente a livello poetico, a livello anche poetico, cioè molte volte tematiche che ha sviluppato nello Zibaldone tornano nella poesia, e tuttavia lui gli aggiunge un elemento che si riferisce alla capacità degli uomini di percepire. In sostanza lui dice che la poesia, usa la poesia, fa riferimento alla poesia, perché ritiene che l'uomo moderno sia inaridito. E la poesia tocca un livello che il mondo moderno, la civilizzazione, ha portato alla distruzione in sostanza. Cioè io ovviamente, come tu hai detto, dovendo leggere l'infinito, ho dovuto trascurare una serie di altri elementi per quanto riguarda la posizione di Leopardi. Ma certo la critica alla civilizzazione è uno degli elementi che accosta Leopardi alla poesia. Lui si accosta alla poesia proprio in polemica con la civilizzazione. Per questo lui è polemico anche con gli idealisti, perché secondo lui l'idealismo, come dire, non fa altro che confermare il cammino della modernità, mentre per lui la modernità va criticata. Totalmente d'accordo. C'è anche un'altra questione che era stata sottolineata, mi pare che ci sia una specie di sentimento quasi di inquietudine, che potrebbe quasi toccare una categoria estetica più moderna e contemporanea, quella dello Heinrich, che qui si traduce come lo sinistro in Italia, non so, forse il perturbante, l'inospito, sì, certo. Che sembra quasi che ci sia una specie di profonda inquietudine nell'aver potuto generare nel finito l'infinito, sì, cioè questo pensiero che immagina, e il problema è che, perché chiaro, immagina, però poi riesce a dare, cioè